È sempre un onore, oltre che un grande piacere, presentare l'onorevole Binetti. In veste anche di neuropsichiatra infantile, è la persona che maggiormente si è battuta in questi anni per un approccio all'individuo, alla famiglia, per una polisemia di interventi, e dobbiamo a lei tutti quelli che credono nella necessità di avere una visione globale dello sviluppo la possibilità di realizzarlo. Grazie Paola, sempre. Grazie a te Marta. Bene, tanti auguri a tutti voi che siete qui e siete veramente all'inizio di una svolta nel campo della presa in carico dei bambini autistici e non solo dei bambini autistici, anche se penso che la vostra specificità sia rivolta prevalentemente ai bambini, ma mi piace pensare che nell'evoluzione che abbiamo innescato anche attraverso la nuova legge sull'autismo, lo sguardo sull'autismo si estenda fino ad abbracciare quelli che sono gli adulti autistici. Sapete che molto spesso il bambino autistico, quando il bambino, il ragazzo autistico, una volta che compiva 18 anni e usciva in un certo senso da una griglia di osservazione fatta dai pediatri, fatta dagli psicologi, fatta dai centri specializzati, volutamente concentrati sulle fasi iniziali della patologia, per innescare quello che è un processo di sviluppo il più avanzato possibile, ma molte volte poi dimentico di quello che erano le problematiche specifiche del giovane adulto, del giovane autistico adulto. E la legge invece ha questo sguardo più completo sulla persona, l'abbraccia un po' in tutte le fasi della sua vita. Da questo punto di vista l'abbraccia in tutte le fasi della sua vita come arco di tempo, ma l'abbraccia in tutte le fasi della sua vita anche come pluralità di contesti in cui si muove e quindi complessità e pluralità di richieste che pone all'ambiente, intendendo per ambiente quella realtà complessa che è fatta dalle istituzioni, che è fatta dagli psicologi, che è fatta dagli neuropsichiatri, che è fatta dai pediatri, quindi che in qualche modo vede subspecie sanitaria i problemi del bambino, ma che è fatta in maniera per noi straordinariamente importante anche per esempio dal contesto della scuola, successivamente dal contesto dell'inserimento nel mondo professionale, dal contesto in quelle attività di tipo sociale in cui per ognuno di noi si svolge una parte significativa della nostra vita. E quindi il merito del disegno di legge di cui tra pochi minuti parleremo è proprio quello di aver voluto assumere una prospettiva sistemica. E prospettiva sistemica che non significa, attenzione, una prospettiva chiusa, di sistema chiuso, ma significa invece una prospettiva di sistema aperto in cui le diverse parti interagiscono tra di loro senza poter dire questo è più importante di quello, ma potendo invece dire a buona ragione questo senza questo non riesce ad esprimere la complessità e la ricchezza delle potenzialità che esprime. Detto in altri modi, una buona famiglia capace di accogliere un bambino autistico con le migliori condizioni di testa, di cuore e di organizzazione potrebbe poco se non fosse supportata per esempio da un buon centro, ma un buon centro e una buona famiglia potrebbero poco a loro volta se non fossero supportati da una buona scuola. E una buona scuola, una buona famiglia, un buon centro necessitano di un contesto più ampio che è il contesto sociale in cui il bambino si esprime, che so, per fare sport, per fare attività, come dire, ludiche in senso più ampio. E comunque questo bambino cresce, ringraziando Dio, e crescendo pone delle esigenze di riconoscimento sociale attraverso l'interfaccia con il mondo del lavoro, con il mondo della professione. Quindi abbiamo bisogno di immaginare quali e come saranno i contesti professionali in cui questo soggetto potrà davvero vivere la propria vita con la maggiore serenità e soddisfazione personale possibile. Quindi la legge ha questo grande merito, che parte dall'esperienza del bambino, cerca di rendere precoce la diagnosi, poi mi soffermerò un momento su questo, ma si rende conto che la diagnosi corretta, precoce, ben fatta, è solo una start-up.
poi c'è tutta una storia da scrivere, c'è tutta una vita da vivere, c'è tutta, come dire, una realtà scientifica anche da raccontare. L'altro punto su cui voglio subito soffermarmi è che la legge, proprio partendo da questa prospettiva sistemica, in qualche modo, quando si sofferma ad affrontare il tema della ricerca scientifica, voi sapete che troppe volte la ricerca scientifica applicata all'autismo è stata identificata con la ricerca genetica tout court. Cioè siamo andati alla ricerca di che cosa, di quali fossero i meccanismi, chiamiamoli così, biologici, che si inceppavano e che rendevano più difficile lo sviluppo completo del bambino, soprattutto sotto il profilo della comunicazione, dell'interazione, dell'integrazione. Bene, la ricerca invece, così come è stata voluta dal legislatore, è una ricerca che affronta anche il tema, per esempio, di quali sono le migliori pratiche possibili in un contesto di abilitazione e riabilitazione, in un contesto scolastico, cioè assume come dimensionale quella che è qualunque aspetto della vita del bambino, della vita dell'adulto, merita la massima attenzione anche sotto il profilo della ricerca scientifica. Questa è soltanto un'introduzione per dirvi che al centro della legge, ma anche al centro di un sistema sociale, di un sistema politico, noi abbiamo voluto che ci fosse una persona che meritasse essere presa in considerazione veramente, potremmo dire, da un punto di vista metodologico, utilizzando tutte le metodologie, oggi diremmo in modo multitasking, ma da un punto di vista antropologico, avendo come orizzonte quello che è l'unità di vita di questa persona e quindi anche la pienezza della sua voglia e della sua esigenza legittima di realizzazione e di realizzazione di sé. Com'è costruita questa legge, che risponde, insisto, a bisogni ampiamente attesi? Costruita di pochissimi articoli, in cui il primo articolo, l'articolo comunque chiave, l'articolo intorno a cui si costruisce la domanda profonda: chi è il soggetto autistico? Come definisco io questo spettro autistico? Lo fa sicuramente attingendo alle categorie scientifiche del DSM, nella sua ultima versione, ma non prende soltanto, potremmo dire, la checklist, sapete tutti com'è costruito il DSM, no? Una sorta di checklist di sintomi. Se ne hai in un numero adeguato, allora si può porre una diagnosi di questo tipo. Quindi, però, non lo fa assumendo soltanto questa prospettiva, che è una prospettiva molto americana, una prospettiva che rivela, come dire, un approccio ai problemi della psichiatria di tipo prevalentemente comportamentale. Lo fa facendo riferimento alla dichiarazione ONU, in cui il cuore del problema non è il sintomo che io presento, ma la dignità di cui sono portatore. Quindi capite che già nell'approccio al problema, nel suo momento fondativo, non c'è quali sono le cose che in questo soggetto, per così dire, non funzionano. C'è qualcosa di diverso, cioè dove deve andare questo soggetto? Qual è la ragione esistenziale? Un approccio, se volete, finalistico, che è quello che tende, poi è facile dirlo, molto più difficile realizzarlo, è quello che tende ad esprimere la dignità nella sua pienezza di ogni soggetto, quali che siano poi in un certo senso le ragioni concrete su cui in qualche modo deve fare i conti per ridurre quei gap che si possono creare rispetto, per esempio, ai propri coetanei, rispetto al proprio contesto, rispetto al proprio ambiente. Quindi voglio dire, questo mi sembra molto importante, perché la legge non fa perno solo su quello che il bambino o il soggetto negli anni successivi non è in grado di fare, fa prima di tutto riferimento a quello che è il senso di questa vita, sempre degna di essere vissuta e sempre meritevole di essere riconosciuta in questa sua dignità. E questo è l'articolo 1 che avrete letto, ma è soltanto per darvi una chiave nel dibattito che c'è stato dietro. L'articolo 2 di questa legge è un articolo che, come dire, davanti a questa, lasciatemelo dire così, ampiezza di orizzonti, davanti a questa anche ambizione profonda che vuole veramente puntare alla centralità del soggetto in quello che è il suo progetto di vita, pone due binari. E
dice soprattutto agli operatori che su questi due binari la legge deve marciare e che sono, se volete, non tanto dei limiti, ma sono le precondizioni per cui questo progetto di vita che abbiamo visto nell'articolo 1 possa svolgersi e possa, lasciatemelo dire così, possa correre. Quali sono questi due binari chiari, forti e importanti? Il primo è affidato al Ministero della Salute e chiede, esige e pone che l'autismo, e quindi con tutte quelle che sono le cure necessarie in questa logica che abbiamo detto a 360 gradi, vengono inserite all'interno dei livelli essenziali di assistenza. L'aver voluto con chiarezza porre il tema dell'autismo nei livelli essenziali di assistenza significa aver garantito sul territorio nazionale a tutte le persone che ricevono questa diagnosi tutte le cose a cui hanno diritto. È un vincolo molto forte, vincolo che quelli di voi con cui ci siamo incontrati in varie occasioni, cito una per tutte, intorno al 1° aprile di quest'anno, fu recepito già dall'INPS anticipando la pubblicazione nei livelli essenziali di assistenza, dicendo per esempio che tutti i bambini, tutti i soggetti autistici che rientravano in una fascia di gravità, questa sì identificata in base ai criteri del DSM, avevano diritto non solo all'indennità di accompagno, tutti, ma soprattutto avevano diritto a ottenere questa indennità senza revisione perlomeno fino al 18° anno di vita. Che significa aver inserito una misura di presa in carico che non diventasse per la famiglia una sorta di tagliola per cui tutti gli anni devo sottoporre il mio bambino a una revisione, devo in qualche modo sottopormi a una sorta di esame, di giudizio al termine del quale mi diranno se ho diritto a questa misura, in questo caso concreto di accompagnamento o no. Questa misura dell'INPS già anticipava quello che noi avevamo chiesto con grande insistenza, che la presa in carico del bambino autistico apparisse chiara, esplicita nella complessità dei suoi bisogni all'interno del livello essenziale di assistenza. Ma l'altro binario, che è un binario che abbiamo discusso molte volte con molti di voi e sicuramente infinite volte con Magda e con Federico, è quello che riguarda le linee guida. Le linee guida sull'autismo, pubblicate nel 2013, sono state un grosso passo avanti per fare ordine in quello che potremmo chiamare, sotto certi aspetti, una sorta di far west della iniziativa individuale a fronte di una mancanza, potremmo dire, di evidenze scientifiche sufficientemente strutturate. Quelle linee guida contribuirono davvero a fare piazza pulita di molte di quelle che noi oggi potremmo chiamare le false teorie. Non so se voi avete seguito proprio in questi giorni, ma è di ieri sera su tutti i telegiornali ed è di stamattina in prima pagina sul Corriere della Sera il tema che pone la falsa relazione che c'è tra i vaccini e l'autismo. Ecco, proprio è un tema oggi trovate pagina, per chi conosce l'impianto dei giornali, la pagina 2 e la pagina 3 del Corriere della Sera sono esclusivamente dedicate, quindi rispetto alla legge di stabilità, a tante altre tematiche importanti che pure ci sono in questo momento nel paese, sono totalmente dedicate alla falsa teoria che pone i vaccini a monte, come dire, tra le cause proprio dell'autismo. Quindi quelle linee guida ebbero un grande merito, spazzolare via una serie di false teorie, ma ebbero anche un grande limite, che era quello di concentrarsi esclusivamente su una delle possibilità della presa in carico dei bambini, cioè nate da una cultura come la stessa cultura che anima il DSM, che è una cultura di tipo comportamentale, suggerivano come unica strategia di presa in carico del bambino quella che è il famoso sistema ABA, unico sistema, come dire, riconosciuto, valido per una stimolazione precoce, intensiva, basata su una serie di
potremmo dire, comportamenti chiesti al bambino e in qualche modo volti a controllare alcune delle sue stereotipie, eccetera, eccetera. Noi non siamo stati mai né a favore né contro questo metodo. Siamo stati totalmente contrari alla riduzione sotto il profilo della ricerca scientifica e sotto il profilo anche dell'onestà intellettuale di chi in qualche modo non riconosce la ricchezza e la complessità, stante la complessità dello spettro autistico, di individuare anche altre strade. Detto questo, è logico che personalmente ritengo che un approccio esclusivamente comportamentale in qualche modo taglia fuori tutto quello che è una delle leve più importanti nel bambino, per esempio che sono la motivazione, per esempio che so che è il coinvolgimento emotivo possibile, che si snoda su binari e su criteri e su canali diversi da quelli usuali, ma possibile. E nel momento in cui abbiamo creduto che fosse possibile il coinvolgimento emotivo anche del soggetto autistico, ci siamo resi conto, abbiamo scoperto cose che erano sotto i nostri occhi, ma che non vedevamo perché credevamo che fosse impossibile vederli, per cui quando si verificavano tendevamo a credere mi sono sbagliato. Viceversa, non mi sono sbagliato, ci sono, vanno colte, sempre che l'adulto sia capace di guardare il bambino con uno sguardo, potremmo dire, incantato, come il bambino guarda l'adulto che scopre per la prima volta una serie di cose. Il bambino scopre delle cose e scoprendole te le restituisce non solo nello stupore, ma in una forma di nuovo apprendimento. Se noi adulti saremo capaci di ritrovare questo sguardo, soprattutto nelle cose che ci sorprendono, e saremo capaci di coglierne la ricchezza e, se volete, anche la provocazione sotto il profilo intellettuale, troveremo davvero un nuovo piano di quella che potrebbe essere definita una sorta di comunicazione empatica, o, se volete, una sorta di comunicazione amplificata, in qualche modo potenziata e rafforzata. Quindi noi che cosa chiediamo a queste linee guida, che ancora una volta sono state messe in carico perché così il sistema italiano all'Istituto Superiore di Sanità? La prima cosa che gli chiediamo è di uscire dai confini di una ideologizzazione che si concentra su e riconosce valore a un unico approccio, riscoprendo invece accanto a questo il valore di altri approcci che abbiano una validazione che viene in gran parte dal mondo scientifico, cosa importante, ma viene anche in gran parte da quelle che tutta la buona organizzazione, anche in modelli sanitari, chiama le best practices, le buone pratiche. Le buone pratiche rappresentano quella conoscenza empirica su cui poi si concentra la riflessione scientifica e trasforma quello che in un certo senso è un'esperienza in un esperimento da controllare in tutte le sue variabili, in tutte le sue componenti, ma è un esperimento che faccio a partire da un'esperienza che è un'esperienza primordiale, relazionale, se volete anche intuitiva, ma che mi sta cominciando a dare risultati. Quindi noi saremo molto attenti sulle prossime linee guida, anche perché, vedete, il modello comportamentale intensivo, che in molti casi viene messo in piedi da molti peraltro pregevoli centri, non mostra in un certo senso tutta la sua forza e comunque contestualmente tutti i suoi limiti finché io non lo vada a vedere nell'adulto. Conosciamo tutti, ci sono molti straordinari centri dedicati ai giovani adulti e non solo, ce ne sono in Pavia, abbiamo tante volte parlato, ci siamo confrontati con l'esperienza del professor Barale a Cascina Rossago, dove questi giovani autistici svolgono un lavoro di allevamento, sapete, straordinario, non so come gli sia venuto in mente, allevano lama e guadagnano soldi, cioè nel senso che è un'attività che sono riusciti a rendere anche economicamente non solo capace di autofinanziarsi, ma anche capace per... Ma ci sono qui vicino Roma,
ci sono delle scuole agrarie con delle fattorie straordinarie dove lavora, e tu capisci che messi davanti a una progettualità i soggetti autistici, al di là dello schematismo, potremmo dire della checklist di quello che bisogna fare, della sequenza concreta che bisogna fare, ritrovano quel famoso piano B che fa saltare gli ostacoli e ti prospetta una soluzione alternativa. Cioè c'è una ricchezza fondativa, e non è soltanto per quello che riguarda ovviamente soggetto autistico ad alto funzionamento, che addirittura in certi momenti mostra delle genialità che ci sorprendono, no? Proprio delle ricchezze che vanno oltre anche il conformismo intellettuale in cui molto spesso noi corriamo il rischio di scivolare. Quindi noi contiamo molto su queste linee guida che abbiamo vincolato nella legge. Ogni 2 anni l'Istituto Superiore di Sanità dovrà rivedere, perché di quelle del 2013 sappiamo che poi non c'è stata, cioè sono state pubblicate nel 2012 e poi rese note nel 2013, non c'è stata revisione, mentre invece avrebbe dovuto esserci già, anche alla luce di una conoscenza talmente fluida di un problema che impone necessariamente stare sul pezzo e capire che cosa sta cambiando e in qualche modo evitare che le persone che hanno, come dire, meno flessibilità intellettuale restino intrappolati in uno schema. C'è scritto che si deve fare così, faccio così. Ebbene no, c'è scritto che è una, può essere un orientamento, ma non necessariamente una sorta di coazione a muoversi in un modo o nell'altro. E arrivo all'articolo 3. L'articolo 3 della legge è il più corposo di tutti, occupa un'intera pagina, diciamo, della Gazzetta. Perché? Perché cosa fa, cosa guarda l'articolo 3? L'articolo 3 prende in considerazione i famosi contesti. Il primo che prende in considerazione, ed è ovvio perché è un disegno di legge che nasce in un contesto del Ministero della Salute, eccetera, prende in considerazione i modelli organizzativi dei centri specializzati che si occupano di autismo. Qui l'attenzione è posta proprio sul tema del coordinamento. Perché è posta sul tema del coordinamento? Perché questi centri non possono che essere centri multiprofessionali, multiculturali, in cui i diversi profili delle persone che intervengono vanno in qualche modo armonizzati e resi funzionali, perché non si creino tensioni, perché non si creino conflittualità, perché non si creino contraddizioni. Per ogni bambino, per ogni soggetto che accede a questi centri va fatto un progetto. In questo progetto ci sono competenze diverse, ma non ci possono essere 10 progetti in carica a un soggetto. C'è un progetto per un soggetto, e questo progetto però va in qualche modo ricondotto a una sorta di unitarietà. Questa è la vera ricchezza. Non potete immaginare quanto si è discusso su chi doveva coordinare, perché poi alla fine doveva essere, adesso lo dico con un po' di piaggeria, lo doveva coordinare il neuropsichiatra infantile? Beh, ci sono tante lobby di categoria che dicono sì. Lo doveva coordinare lo psicologo? Sì, potrebbe essere. Lo doveva coordinare, che so io, il logopedista particolarmente speciale? Certamente. Il tecnico della neuropsicomotricità dell'età evolutiva? Cioè, in realtà il bello della legge è che non definisce chi lo deve coordinare, ma rende obbligatorio che venga definito, nel caso concreto, chi deve svolgere questo ruolo. Perché probabilmente nel retropensiero, diciamo tra virgolette, del dibattito parlamentare, se volete, del legislatore, c'è l'idea che là dove si costruisce il rapporto più significativo tra quel bambino e quell'insieme di figure che lo interagiscono, lì c'è già la scelta del bambino. Una scelta probabilmente non formulata, non codificata, ma c'è già la scelta. Attenzione, stiamo parlando del coordinamento del progetto che riguarda il bambino, non del coordinamento del centro. Ma per quel bambino va scelto un coordinatore, e va scelto, come dire, leggendo nei segni relazionali là dove il rapporto mostra la maggiore ricchezza, la maggiore creatività e la maggiore flessibilità. L'altro campo che nell'articolo 3 prende in considerazione è quello della scuola. Io ho visto che domani mattina ci sarà qui con voi il sottosegretario Faraone, che è stato sicuramente segretario alla pubblica istruzione, che è stato sicuramente un grande animatore anche di questa legge, e ho visto anche che con lui subito dopo ci sarà anche il professor Raffaele Ciambrone, che è a sua volta il grande animatore di una serie di master
sull'autismo, che sono stati intensamente voluti e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per la formazione prevalentemente degli insegnanti. Cioè, questi bambini verranno messi in un contesto scolastico che sarà quello che risponde a criteri prevalentemente logistici, la scuola di quartiere, il contesto più vicino e di prossimità, ma lì quegli insegnanti potranno ricevere una formazione condivisa, perché il modello di questi master è un modello condiviso, che praticamente dovrebbe far aumentare la temperatura culturale sotto il profilo pedagogico, didattico e metodologico un po' di tante scuole in Italia, perché questi master sono distribuiti un po' su tutto il territorio nazionale. Quindi c'è un approccio per cui si dice che la scuola deve farsi carico in modo più coerente dei bisogni specifici di questi bambini, senza rinchiuderli in una richiesta di prestazioni sull'area strettamente cognitiva, per dare spazio e valore a quella che è la complessità del loro mondo esperienziale, che include appunto emozioni, che include progettualità concrete, che include sicuramente, come dire, un pacchetto, un insieme, un modello di conoscenze che in qualche modo li metta in condizione di raggiungere livelli di autonomia pari o più vicine possibile a quelle dei loro coetanei. Sempre in questo articolo 3 della legge trovate grande attenzione alle associazioni delle famiglie, di cui concretamente si dice che debbono essere ascoltate ogni volta che si prendono decisioni per i propri figli. Quindi non è un ascolto che in qualche modo possa prescindere, poi ti ho ascoltata, adesso però faccio io come mi sembra più opportuno. No, è un ascolto che si pone come un livello di interlocuzione stabile. Per fare questo, lo dico per inciso perché è stata una delle cose che ha un po' sorpreso alcune associazioni, le associazioni debbono dotarsi di un loro comitato scientifico. Cioè l'associazione verrà presa in considerazione anche nella misura in cui le posizioni che porta non sono solo le posizioni dell'esperienza personale diretta, sono quelle posizioni che, partendo dall'esperienza personale diretta, vengono in qualche modo elaborate con i propri interlocutori scientifici. Quindi si incoraggiano le associazioni a stabilire questo dialogo intenso anche con, chiamiamolo così, con il mondo della scienza, sapendo che chi ne trarrà vantaggio non sono solo le associazioni, che in questo modo acquistano il diritto a essere presenti sul tavolo delle decisioni, ma anche gli scienziati, perché in questo modo perderanno quella specie di patina elitaria che le fa vivere in un altro mondo, e invece manterranno concretamente i loro piedi per terra, vicini lì dove l'esperienza nasce con la sua area, se volete, da un lato di dolore e di sofferenza, ma anche di stupore e di conquista. Dell'articolo 4 vi ho detto è quello che guarda la ricerca. E quindi, guardando alla ricerca, la guarda a tutto campo, quindi ricerca nell'ambito pedagogico, nell'ambito didattico, ricerca nell'ambito sociale, ricerca nell'ambito dell'integrazione comunque sotto il profilo culturale nei contesti, ricerca nell'ambito sicuramente genetico, con tutto quello genetico, scientifico, eccetera, con tutto quello che con questo presuppone. Disgraziatamente c'è anche un altro articolo dopo, ed è l'articolo che dice che tutte queste cose straordinarie, bellissime che mi vi ho raccontato, dovranno essere fatte, vedete com'è elegante il legislatore, a isorisorse. Casomai qualcuno non sapesse cosa vuol dire isorisorse, è facile tradurlo, cioè senza copertura economica finanziaria specifica. E questo perché c'è una legge, un articolo della nostra Costituzione che dice che non può essere emanata nessuna legge se non c'è la relativa copertura finanziaria. Quando il legislatore vuole emanare una legge ma non sa ancora da dove prenderà i soldi necessari per farlo, incomincia col fissare una serie di obiettivi, una serie di principi e dice: lo farò a ISO risorse. Dopodiché, adesso speriamo anche nella legge di stabilità, in una serie di misure che si prenderanno in considerazione, di poter ottenere che
per l'autismo ci siano risorse specifiche. Comunque questi master, per esempio, che il Ministero dell'Università rende disponibile per tanti insegnanti, sono un modo concreto anche in realtà di dimostrare che c'è la buona volontà da parte, per esempio, del MIUR. La stessa cosa farà il Ministero della Salute nel momento in cui, attraverso i LEA, riesce, per così dire, ad arricchire il pacchetto delle prestazioni che i livelli essenziali di assistenza offrono a queste famiglie. Questa è la legge. Le leggi valgono non solo per quello che sono scritte, ma valgono per il coraggio, la tenacia, la determinazione e la creatività con cui un manipolo di persone che ci credono riescono a tradurla nei fatti. Questa legge può rimanere formalmente in un cassetto o può diventare davvero un punto di ignizione positivo di cambiamento. Noi faremo la nostra parte, ve lo assicuro, ma chiaramente tutti voi dovete fare la vostra parte. Grazie.